oggi siamo ancora nel profondo Veneto con Davide Paolini, il gastronauta. Senti Davide, tu sai, a parte ci conosciamo da anni, ma tu sei un giornalista che ha avuto diversi percorsi nella tua vita. Magari i nostri amici australiani ti riconosceranno perché sei stato 12 volte in Australia. 12 volte in Australia, un record. Sì, 12 volte, mi riconosceranno forse per il Gran Premio quando era ad Adelaide, ecco. E io mi occupavo del team Benetton. Ecco, questo ricordiamo per la cronaca che Davide è stato amministratore delegato di Benetton Formula 1, ma questo succedeva nel 90? Questo è successo fino al 91. Fino al 91, ecco. Dopo invece hai intrapreso una brillantissima carriera di gastronauta. Diciamo che ho sempre avuto la passione del cibo, non è che è nata così, ho cambiato di colpo. Anche quando ero in Benetton e giravo il mondo con i Gran Premi, mi occupavo sempre di cibo, scrivevo su un importante giornale economico italiano che è Il Sole 24 Ore, quindi ogni domenica scrivevo un pezzo e raccontavo di tante cose anche dell'Australia. In Australia ho fatto un giro di tutte le valli del vino, quindi l'ho battuto ad uno in tempi in cui magari in Italia il vino australiano era ancora poco conosciuto. Non ti sei annoiato per l'Australia? Assolutamente no, è un paese che io adoro e che ci vorrei sempre tornare, quindi... Sei benvenuto, guarda, dopo questa intervista magari qualche fans ti inviterà... No, volentieri, accetto i inviti dell'Australia. Accetto i inviti? Certo. Si accettano miracoli, si accettano inviti, si accettano... Tutto, accetto. Questa visione globale del mondo. Senti, tu sei lo strenuo difensore del mangiare bene. Perché? Ma perché mangiare bene un tempo si diceva semplicemente per il gusto, per la gola, oggi invece si parla di mangiare bene per il benessere, quindi mettiamo assieme tutte queste valenze positive e alla fine perché non si deve mangiare bene, sarebbe una follia mangiare male. Ma ho letto qualche cosa sul tuo sito per quanto riguarda il toast che si mangia normalmente, cioè oggi c'è una maggiore attenzione verso il mangiare, quindi anche verso il mangiare bene, e noi italiani stiamo pubblicizzando questa nostra trend, no? Ma diciamo che c'è una parte che mangia bene, ma c'è una parte che mangia peggio di un tempo, diciamo così, perché oggi la crisi economica sui consumi si è fatta sentire, quindi diciamo che il surgelato naviga molto nei frigoriferi degli italiani. Magari, ecco, il sabato o la domenica l'italiano va a mangiare fuori, cerca di mangiare bene, oppure a casa con gli amici si compra dei prodotti di qualità, però durante la settimana di lavoro, al bar, un toast, un panino, qualcosa di veloce, se lo porta da casa, quindi durante i giorni della settimana, mezzogiorno, insomma, non è che si mangia molto bene. Potrebbe fare il Dutch Box, no? Come in America, come in Australia, sarebbe molti più sano. Molti lo fanno, ma non tutti. Beh, io racconto sempre che ho un amico che tutti i sabati e domeniche fa centinaia di chilometri con la famiglia, con una bambina piccola, per andare a mangiare in giro per l'Italia nei posti migliori, 3 stelle, 2 stelle e via di seguito. E invece durante una sera mi ha invitato a casa sua, per caso ho aperto il frigorifero, ho visto che c'era tanta roba surgelato, 4 salti in padella, Findus e via di seguito. Quindi ecco, un po' questo è un po' l'italiano. Non è un gastronauta, anzi non lo promuoviamo. Sì. Senti, che consigli potresti dare invece ai nostri amici italo-australiani che ci stanno ascoltando? Devo dire di consumare prodotti italiani veri, se vogliono mangiare italiano, anche di quello che arriva in Australia, perché l'Italian Sounding spopola negli Stati Uniti con prodotti taroccati. Credo che anche in Australia ci sia qualcosa di simile, non diciamo così importante come negli Stati Uniti, però credo, ecco, di vedere e di verificare veramente se è un prodotto italiano, perché un prodotto italiano è fantastico, la cucina italiana è basata sul prodotto. Certo. Quindi se si vogliono fare dei grandi piatti, secondo me la prima cosa non è tanto la ricetta, non è tanto l'abilità del cuoco, ma la materia prima. E l'ingrediente. L'ingrediente. Ma che tu sappia, in Australia arriva veramente un ingrediente italiano? A me sembra di sì, per quello che posso conoscere e per quello che posso aver fatto. Nel periodo che ho visto io, ho mangiato in un paio di ristoranti italiani, ho visto che lì c'era abbastanza attenzione sul prodotto italiano. Poi non so, perché non è che... diciamo dovrei indagare. Io quando vado nei paesi esteri però voglio sempre mangiare quello che il paese offre, non tanto la cucina italiana di qualche cuoco italiano. Quindi diciamo che in Australia qualche italiano l'ho assaggiato e non mi dispiaceva, però mi è piaciuto anche andare a approfondire la cucina australiana, quello che si fa in Australia. In tema di vini, perché lo Shiraz australiano è buonissimo, in tema di vini cosa consiglieresti? Italiani ed australiani? Passa italiani, consiglierei piemontesi, consiglierei
tutto, ad esempio il Barolo. Veneti, anche siamo in Veneto. Sì, ma io amo molto la Marone, quindi mi piace molto. Cioè, ma la Marone, poi oggi c'è questo grande boom mondiale del Prosecco. Oh, sì. Allora, sì, il Prosecco ce ne sono di molto buoni, di meno buoni e di non buoni. Okay. Allora, quindi bisogna anche lì saper scegliere, però anche cioè, il Prosecco, che ormai è diventato il fenomeno numero uno italiano, si sta difendendo in giro per il mondo. Vino australiano ci sono tante cose, ci sono molti cabernet, Merlot, diciamo che ho sentito Shiraz, Shiraz ne ho sentiti anche da me, ma anche sulla Spumantistica ho assaggiato delle cose interessanti. Ho visitato molte cantine e devo dire che ho visto il livello anche di preparazione delle noci australiane. Ho visto che ce ne sono molti di origine italiana. Devo dire che sono rimasto molto impressionato da un vino. Lo ricordo ancora, il produttore si chiama Estate Joy Green. Okay. E Joy Grilli fa un vino alla moda della Marone e devo dire lo fa con l'abbassamento delle uve. Mi ha intrigato molto, poi ho scoperto che era venuto a fare uno stage in Italia, aveva fatto uno stage da un produttore di Amarone molto importante che è Masi e aveva riprodotto questo tipo di tecnica. Ecco, quel vino lì mi è molto impressionante. Per cui, amici australiani, lasciatevi consigliare da Davide Paolini, il gastronauta, e magari ci rivedremo ancora. Beh, certamente, magari in Australia. No, soprattutto in Australia. Salutiamo. Ciao. Ciao.